Buono, tranquillo. Bene, credo che potremmo anche iniziare questa serata ringraziando tutto il pubblico che ha voluto intervenire e soprattutto i nostri ospiti, un palco assolutamente di alto livello, di grande respiro, e soprattutto affrontiamo oggi un tema che è fortemente evocativo e ci tocca profondamente nell'animo. Trattiamo il tema di una minoranza linguistica, di una minoranza culturale, di una minoranza religiosa, di una comunità che è minoranza nel suo territorio. Ecco, devo dire che io vivo in un territorio di minoranze, la mia è una minoranza, la minoranza italiana dell'Alto Adige. Attenzione, non si pensi che si vogliano fare dei paragoni impropri, non è mia intenzione farlo. Volevo però cogliere lo spunto del tema delle minoranze, perché vivendo questo tipo di condizione quotidianamente si ha la percezione di quanto sia difficile trasmettere a un livello più ampio il senso dell'appartenenza ad una minoranza quando questa minoranza si trova nell'ambito di un territorio così complesso, il mosaico come quello siriano, in una condizione di oggettiva difficoltà. La minoranza in questo caso, come in tanti altri casi, come nel caso ovviamente su un pianeta completamente diverso della nostra condizione, fa difficoltà a essere compresa, a essere raccolta nella sua dimensione, a essere oggetto di un dibattito pubblico, e vive del pensiero dominante che ne condiziona anche la sua interpretazione dall'esterno. Ecco perché oggi io, quindi, con sincera gratitudine, pur non avendo avuto prima altre occasioni di confrontarmi sul tema, mi sono sentito immediatamente proprio affascinato, coinvolto e soprattutto invogliato a conoscere meglio la condizione della minoranza cristiana, della comunità cristiana in Siria. Perché c'è bisogno da parte di una comunità internazionale, anche la nostra, di avere consapevolezza di quello che accade attorno a noi e di cui le cronache ufficiali spesso non ci raccontano. Questo è il muro del silenzio che noi abbiamo il dovere anche morale di abbattere. Quindi voglio presentare il palco, ovviamente partendo da Gian Michalessin, che è l'autore del libro che quest'oggi è protagonista su questo palco, Fratelli Traditi, è un'espressione molto forte, poi ci spiegherà esattamente nel dettaglio che cosa ci voleva comunicare con questo, ma il contorno degli ospiti che parteciperà a riempire di contenuti il ragionamento su quello che Michalessin ci rappresenterà è di altissimo livello, l'ho detto. Parto da Don Ihab al-Rashid, che è un uomo di chiesa siriano, proprio rappresentante di questa comunità, ci dirà lui. E l'onorevole Mario Mauro, nessuno dei nostri ospiti avrebbe bisogno di presentazione, però li presento lo stesso per formalità. Insomma, l'onorevole Mario Mauro, che è stato anche ministro della difesa, è stato, però ho scoperto nel curriculum una cosa estremamente interessante che mi sembrava doveroso così citare qui all'inizio del nostro dibattito: è stato rappresentante personale della presidenza dell'OSCE contro razzismo, xenofobia e discriminazione, con particolare riferimento proprio all'intolleranza e alla discriminazione dei cristiani. E poi ci dirà anche lui di più su questa sua particolare esperienza, benché il suo incarico risale a un periodo precedente all'esplosione del conflitto, poi deflagrato drammaticamente in Siria in maniera palese, completa, dal 2011 in avanti. Infine il professor Diego Fusaro, filosofo, dice tutto, filosofo, e quindi avrà il compito importante di riuscire a farci capire di più del senso di come la ragione possa anche affrontare questi temi. Ho detto la Siria un mosaico, e concludo perché questa era la doverosa introduzione, ma poi il piacere sarà ascoltare i nostri ospiti. Una cosa però mi permetto di chiederla, e mi permetto di chiederla in maniera anche molto disincantata, perché il titolo Fratelli Traditi
e l'uso della parola fratelli, insomma, tradisce una fortissima intensità di un rapporto, no? Fratelli, fratelli di sangue, fratelli d'Italia, fratelli che significa comunione familiare, è un senso profondo di comunanza, di vicinanza. Ecco, però mi domandavo se in un certo qual modo ho inteso si voglia anche dare una lettura di questo concetto di fratelli in una forma, mi permetto di dire, poi magari potrò anche essere sconfessato, in maniera un pochettino più laica, non laica, in modo un pochettino più laica. Cioè, se il concetto di fratelli significa in questo caso i fratelli cristiani di Siria, i padri spirituali della nostra civiltà, il riferimento morale della nostra, delle nostre profonde radici, quindi in senso molto più ampio rispetto forse ad un'accezione squisitamente religiosa. Io ho letto peraltro una dichiarazione di Michael Essien in una intervista, e poi avrò veramente concluso, ma che mi piaceva citare prima di aprire questo dibattito e sentire come Fratelli Traditi ci ha raccontato questo dramma. E alla domanda perché questo problema non fa notizia, Michael Essien ha risposto: perché l'Occidente purtroppo ha dimenticato le proprie radici, la propria identità, e persegue un vago laicismo che non si capisce dove voglia arrivare. Ecco, allora io su tutto questo vorrei che fosse fatta chiarezza. Quando ci riferiamo ai fratelli traditi, ai cristiani di Siria, Michael Essien, lei che è un inviato in zone di guerra, che ha lavorato in zone estremamente difficili, che ha lavorato con personalità che noi conosciamo del giornalismo, che sono sempre stati in prima linea come lei in zone di conflitto, che quindi ha maturato la consapevolezza di quello che significa raccontare le difficoltà e anche le spigolosità dei rapporti fra popolazioni e persone. Ecco, che senso dà alla parola fratelli in questo caso? Bene, grazie innanzitutto per avermi ospitato qui ad Atreio. Anche quest'anno mi alzo in piedi perché mi secca star seduto in cattedra sempre, preferisco stare in piedi quando parlo. Allora, ci siamo arrivati già nella premessa. Cosa intendo quando parlo di fratelli traditi? Quando dico fratelli traditi intendo dire che non abbiamo calpestato i diritti di una minoranza in senso demografico, intendo dire che abbiamo calpestato le nostre radici spirituali, le nostre origini, la nostra identità, che nasce in Siria. Nasce in Siria nel 30 d.C., quando San Paolo si ferma a Damasco, ma da Damasco incomincia a propagare il cristianesimo, che da Damasco risale verso la Turchia, nascono le prime comunità ad Antiochia, e da lì il cristianesimo arriva in Europa, informa l'Europa con il suo messaggio, ci trasmette quei valori di fratellanza, di spiritualità, che porteranno alla democrazia, alle democrazie liberali, che porteranno alla libertà di cui godiamo in Occidente. Ma noi in Occidente, la voce dei nostri fratelli cristiani di Siria, non abbiamo voluto ascoltarla, perché era una voce distonica, era una voce diversa da quella che ci arrivava dalle cancellerie occidentali, da quella che ci arrivava dai media generalisti, che ci raccontavano una guerra completamente diversa, una guerra con voci completamente diverse. C'era la voce dei buoni, che erano i ribelli, per antonomasia moderati, ovvero sia privati di qualsiasi caratteristica jihadista, di qualsiasi declinazione fanatica, erano quelli per la comunicazione e per la politica occidentale i nostri fratelli, erano quelli che dovevamo portare al potere. E dall'altra parte c'era un cattivo, un unico grande cattivo, che come Gheddafi, come Saddam Hussein, andava eliminato, andava cancellato, e si chiama Bashar Assad. Ecco, in questa guerra io mi sono ritrovato confuso perché nel 2012 ascoltavo queste voci e mi chiedevo dove fosse finita la voce dei fratelli cristiani. La voce dei fratelli cristiani purtroppo non arrivava perché gli era stata messa la sordina, era stata messa a tacere.
non poteva arrivare perché ci raccontava una verità che non dovevamo ascoltare. E lo capisco già in quel settembre 2012, quando per la prima volta arrivo in Siria per capire quella guerra, per capire perché quella guerra, a differenza di tutte quelle che avevo visto in 30 anni, fosse una guerra in bianco e nero, con i buoni e i cattivi e basta. E allora la prima persona che incontro, per fortuna, quasi un messaggio divino direi, è padre Anna Jalouf. Alla regia direi di preparare il primo video intanto, se siamo pronti. E incontro padre Anna Jalouf, che è un padre che arriva dal nord della Siria, da due province cristiane. E padre Anna Jalouf è stato uno dei primi a vedere i ribelli, quei ribelli che noi consideravamo nostri amici, nostri alleati, scendere dalla Turchia e occupare le sue terre. E allora quel messaggio era completamente diverso. E allora vi inviterei ad ascoltare questo messaggio, che adesso vi mostrerò nel filmato 1 che la regia manderà, ricordando che quando padre Anna Jalouf mi fa quel racconto, è il settembre 2012. In Europa non abbiamo ancora sentito parlare dell'ISIS, non abbiamo sentito parlare degli orrori dell'ISIS, non abbiamo sentito parlare delle decapitazioni. Eppure, ascoltate cosa mi racconta padre Anna Jalouf. Era il 12 settembre 2012, facciamo partire il filmato. Manca l'audio. Sono parroco di Cnei, praticamente l'anno scorso, a giugno, quando i ribelli hanno ammazzato 83 soldati trucidati, il loro capo hanno tagliato la sua testa, i piedi, le mani, bruciato il corpo e hanno messo la sua testa sull'orologio della città. E hanno anche tagliato 5 teste di questi soldati e le hanno messo sulla porta del partito. Purtroppo non tutti i ribelli hanno le idee chiare. L'integralismo pesa sui ribelli il minimo il 40%. Purtroppo se arrivano al potere sarà un paese, posso dire, che non è pacifico. Ecco, ricordo ancora la data, 2012. Questo era quello che dicevano già allora i cristiani, ma era un messaggio completamente diverso da quello che arrivava a noi. Voi immaginatevi che nel 2012... I nostri servizi di sicurezza operavano in Turchia perché dovevano aiutare i volontari, quegli stessi jihadisti che poi sarebbero tornati ad ucciderci nelle nostre città, ad andare a combattere in Siria. Quella era la politica dei governi occidentali. Ricordiamoci che alla Farnesina ricevevamo i rappresentanti dei ribelli. Questa era la politica che dominava le cancellerie occidentali. Eppure i nostri fratelli siriani ci raccontavano la verità, ci raccontavano quello che sarebbe successo negli anni a venire, ma noi non volevamo ascoltare. Ascoltavamo altri messaggi. Aleppo era stata circondata dai ribelli che scendevano dalla Turchia. E cosa ci raccontavano? Beh, ci raccontavano che, chiaro, la rivolta dei ribelli di Siria era la rivolta della maggioranza della popolazione, la maggioranza sunnita, che si rivoltava contro quella minoranza alawita che era la rappresentanza della famiglia del dittatore di Bashar Assad e quindi andava eliminata assieme al dittatore. E allora in quel settembre del 2012, in ottobre del 2012, vado anche ad Aleppo, vado a cercare di capire perché c'era una cosa che non funzionava in quel sillogismo. Aleppo era abitata all'80% da sunniti e al 10% da cristiani. E allora se Aleppo era abitata all'80% dei sunniti, come mai non cadeva? Come mai resisteva? Come mai non apriva le porte ai ribelli che avanzavano dalla Turchia e non inneggiava la libertà? Beh, ce lo spiegano in quel settembre, ottobre 2012, sempre i cristiani di Aleppo. Se abbiamo il filmato numero 2 da mandare, vi faccio sentire cosa ci dicevano i cristiani di Aleppo in quei giorni che segnavano l'inizio della guerra e del lungo assedio di Aleppo. Non è gente che viene qui per liberarci. Molti non sono neanche siriani. Sono libici, magrebini, tunisini. È gente che arriva da un po' ovunque e lo fa per soldi. I cristiani non sono certo d'accordo con il regime su tutto, ma per il momento questo regime è una diga
contro il terrorismo e l'islamismo intransigente. La sola diga che resta è la Siria. Voi avete un'idea completamente falsa, falsa, falsa. Tutti i mezzi di informazione raccontano il falso. C'è una grande menzogna alla base di tutto. Il regime non può essere cambiato con la forza. Il regime esiste e per il momento bisogna dialogare con lui. I paesi occidentali non possono imporci un cambio di regime. Non sono affari loro. Abbiamo l'impressione che l'Europa adesso non prende in considerazione questo aspetto di presenza dei cristiani. Abbiamo l'impressione che l'Europa interessi di economia, di sicurezza, non si può cambiare così la fede e comprare, lasciare. Non è una moda, è una cosa di vita o di morte per noi. Ecco, padre Ignaz Dick, quando mi disse quelle parole, aveva 88 anni. Quando tornai a trovarlo l'anno dopo era morto e ancora oggi sepolto nella chiesa melchita di Aleppo. Però le sue parole erano profetiche. Non vengono a liberarci e non sono neanche siriani. Vengono dalla Tunisia, vengono dal Maghreb, vengono dai paesi arabi, vengono dalle repubbliche islamiche dell'ex Unione Sovietica. Vengono per cacciarci dalle nostre case. Questa era la voce dei cristiani, la voce dei cristiani di Aleppo, la voce dell'Aleppo che resisteva. E cosa ci dice Monsignor Audi? Monsignor Audi è un caldeo, è della stessa professione di fede dei cristiani iracheni. Aveva accolto nelle sue parrocchie i profughi iracheni che scappavano dall'Iraq inseguiti da Al-Qaeda dopo la caduta di Saddam Hussein. Quindi sapeva bene quello che sarebbe successo. E ci dice delle parole che noi dovremmo tenere molto ben presenti. Ci parla dell'Europa, che crede solo nella finanza, dell'Europa che ha dimenticato gli ideali, che ha dimenticato l'identità. Un'Europa che sicuramente non dà ascolto a loro, a quei cristiani. Un'Europa che ha dimenticato che quei cristiani, per poter sopravvivere, devono rivendicare con forza la propria identità, perché altrimenti verranno cacciati dalle terre in cui sono nati. Ecco, questo ci raccontavano i cristiani, mentre noi tacevamo, o peggio, mentre gli mettevamo la sordina. Ma il paradosso dell'Occidente, lo vedo con i miei occhi, il paradosso dell'Occidente pronto ad appoggiare i propri nemici, lo vedo con i miei occhi nel 2013, un anno dopo. È l'agosto del 2013, c'è stato appena un attacco chimico, uno dei tanti attacchi chimici di cui nessuno scoprirà e nessuno chiarirà l'origine. Però il primo attacco chimico che dovrebbe servire a giustificare un intervento occidentale, perché Obama esattamente un anno fa, un anno prima, nel 2012, aveva detto un'eventuale azione, un eventuale attacco chimico da parte di Bashar Assad, del dittatore, sarà la sottile linea rossa che determinerà la necessità di un intervento americano. E allora in quel 2013 chiamo Mario Mauro, che era ministro della difesa quella volta al tempo, e gli chiedo cosa pensasse. Mi dice: guarda, affrettati perché è già tutto deciso, ormai la guerra è alle porte. E così il 25 agosto parto per la Siria. Poi la guerra non arriverà per una serie di motivi, perché Papa Francesco si metterà in prima fila, perché Putin inizierà quella sua azione decisa, determinata in Siria, che in quel caso bloccherà anche gli americani. Ma in quei giorni, mentre in Siria aspettiamo i bombardamenti americani, che sembrano decisi, c'è un'altra guerra, una guerra di cui nessuno parla. A 40 chilometri a nord di Damasco, c'è una piccola cittadina, si chiama Malula, è una piccola roccaforte del cristianesimo. In quella gola tra le rocce, tra basiliche e antiche vestigia cristiane, si parla ancora l'aramaico, la lingua di Cristo. Ebbene, la piccola Malula, mentre tutto il mondo aspetta che l'America attacchi il cattivo dittatore Bashar Assad, è assediata. Assediata da chi? Non dai ribelli moderati. È assediata da Jabhat al-Nusra, la costola siriana di Al-Qaeda, la stessa Al-Qaeda che ha colpito le Torri Gemelle a New York. Ma l'America preferisce non vedere, l'Europa preferisce tapparsi gli occhi,
Per l'Europa Al-Qaeda in quei giorni è un'alleata, perché combatte contro i cristiani che parlano a favore del dittatore, perché combatte contro Bashar Assad, e noi siamo alleati di Al-Qaeda. Ecco, io sono uno dei pochi giornalisti che va a vedere in quei giorni cosa succede a Malul. E se mandiamo il filmato al numero 3, vi mostro cosa succede in quei giorni nei conventi assediati da Jabhat al-Nusra. L'offensiva dei soldati governativi scatta la mattina dopo. Seguendo i carri armati e i fuoristrada dell'esercito, ci infiltriamo nella gola che porta a Malul. Le mitragliatrici e i cecchini di Al-Nusra sono asserragliati tra le rocce sopra di noi. I proiettili ci passano tutto attorno. I soldati governativi rispondono cercando di colpire le grotte sulle alture. Ma non è facile. Si avanza lentamente sotto un fuoco incessante. I miliziani cristiani baciano le croci. Giurano di essere pronti a morire per liberare Malul. Siamo avanzati di qualche centinaio di metri. Le postazioni dei ribelli sono lì sopra dove c'è il monastero. E adesso, lentamente, l'esercito cerca di ripulire tutta quest'area. Seguendo i soldati, ci addentriamo tra le viuzze di questo villaggio in guerra. Gli ufficiali sanno che alcuni cristiani sono ancora nascosti nelle proprie case. Alcuni sono già stati trovati ai ribelli che li hanno portati via o uccisi sul posto. Altri sono feriti e attendono soccorsi. Una donna, terrorizzata, ci corre incontro. Da una porta si affaccia un militare a una donna ferita in braccio. I suoi fratelli sono stati uccisi sotto i suoi occhi, solo poche ore prima. Messi in salvo gli ultimi civili, i militari preparano un'altra missione, ancora più difficile. Mentre i tiratori scelti bersagliano le postazioni dei militanti al-Qaedisti, l'esercito cerca di aprirsi un varco verso il monastero di Santa Tecla. Lì un gruppo di suore, di novizie e di orfani è da giorni ostaggio dei ribelli, barricati nell'albergo sopra il villaggio. Ma il fuoco dei ribelli, nascosti lassù, dietro la statua della Madonna, ci sbarra la strada. Con un altro gruppo di militari cerchiamo allora di raggiungere le suore e le orfane bloccate nel monastero di Santa Tecla. I cecchini sono ovunque. Ogni passo, ogni incrocio può essere fatale. Ora siamo proprio sotto il santuario di Santa Tecla. Ma bisogna fare molta attenzione. Il cortile e l'entrata principale sono sotto tiro dei cecchini. Dobbiamo fare il giro da dietro e correre veloci. Adesso cerchiamo di entrare nel santuario. Ma aspettate a muovervi, è molto pericoloso. Mando prima i miei a controllare la situazione. Veloci, veloci! Siamo dentro il santuario. Ora siamo
dentro il monastero di Santa Tecla. Siamo a poche centinaia di metri dall'albergo dove sono i terroristi. Siamo dentro il monastero di Santa Tecla. Siamo qui con le suore che sono rimaste prigioniere per tre giorni in balia di Al-Nusra. Ecco, vedete questa scena incredibile. Nel mezzo della battaglia le suore, le orfanelle rimaste prigioniere di questa chiesa pregano il Signore. L'atmosfera è molto triste, spari e minacce arrivano da tutte le parti. Si combatte ovunque, questo convento è diventato la nostra prigione. Non usciamo e non guardiamo fuori, ma il Dio fin qui ci ha aiutato. Mentre le suore intonano i vespri, il comandante apprende dalla radio che siamo circondati e nessuno può più venire a salvarci. Possiamo solo attendere il tramonto e sperare che la strada dell'andata sia ancora libera. Le suore ci benedicono e distribuiscono a ognuno di noi l'immagine di Santa Tecla. Poi, non appena fa buio, ci buttiamo verso il villaggio, giù in basso, accompagnati dalle preghiere delle suore e dal fuoco dei cecchini, raggiungiamo miracolosamente la salvezza. Ecco, mi piace ricordare due cose di quella sera, perché quando arrivò la notizia che eravamo circondati da Jabhat al-Nusra, il comandante Ali, quello il cappellaccio, mi disse: tu cosa vuoi fare? Perché io non ho nessuna intenzione di arrendermi né di farmi sgozzare da quella gente, quindi io o tenterò la fuga o combatterò fino alla fine, quindi se vuoi venire con noi o se vuoi restare qui con le suore. E io dissi: va bene, vengo con te, anche perché io sarei stato sicuramente rapito. Le suore decisero di restare nel convento perché ci dissero: sono già entrati i ribelli e ci hanno promesso che non ci torceranno un capello e comunque non potremo scappare perché abbiamo gli orfanelli, abbiamo le novizie. E quindi ci diedero la loro benedizione, ci diedero il santino, io mi misi il santino di Santa Tecla nel giubbotto antiproiettile e quando fece buio ci buttammo giù sotto il fuoco dei cecchini. E mentre il comandante e gli uomini combattevano e rispondevano al fuoco, riuscimmo ad arrivare fino alla piazza. Quando arrivavamo nella piazza, mi ricordo sempre che lì il comandante io tirai fuori questo santino e lui mi abbracciò, disse: vedi, lui era alla guida, e mi disse: vedi, Santa Tecla, una suora cristiana, ha salvato sia te che sei cristiano, sia me che sono musulmano, e mi abbracciò. E mi piace ricordarlo perché lì, quando tornai a trovarlo 2 settimane dopo, era morto in un combattimento simile a quello di quella sera. E le suore invece vennero rapite poche settimane dopo e vennero liberate soltanto 6 mesi dopo. Ma mi piace ricordare di quella sera soprattutto un incontro. C'era un'atmosfera strana, il villaggio, ma Lula era ormai deserta. E da quel che restava del villaggio scese un uomo, forse l'ultimo cristiano che era rimasto in quel villaggio. Mi si avvicinò e mi disse: ma tu chi sei? Da dove arrivi? Io dissi: sono un giornalista italiano. Ah, dice, sei italiano, europeo. Mi dispiace molto per voi cristiani d'Europa, perché vedi, noi abbiamo già perso tutto, molto probabilmente verremo uccisi, molto probabilmente verremo costretti ad abbandonare questo paese, ma voi cristiani d'Europa non andrà molto meglio. Voi farete la fine, la nostra stessa fine, solo che a differenza di noi vi farete uccidere senza neppure sapere perché. Mi annotai quelle parole sul diario perché era una bella frase, ma mi ricordo che la realtà vivida, penetrante, il significato di quella frase mi ritornò alla mente, folgorante, la sera del 13 novembre 2015,
quando quegli stessi jihadisti che noi avevamo appoggiato, che avevamo aiutato, che avevamo considerato nostri amici, tornarono nel cuore di Parigi per uccidere i francesi e quegli altri europei che avevano assistito indifferenti alla strage dei cristiani e alla distruzione di Maaloula. Ecco, le parole di quel cristiano non erano un pensiero, erano una profezia che era facile da intuire per loro, ma che noi non riuscivamo a vedere. E mi piace, adesso farò in frettissima perché vi voglio mostrare un ultimo filmato che ci porta ai giorni nostri, ci porta al marzo di quest'anno, il filmato numero 4, se lo prepara la regia. E mi piace mostrare questo filmato perché, beh, qui in Italia, ma in Europa, nonostante ci fosse stato l'ISIS, nonostante avessimo visto gli orrori della Jihad, nonostante avessimo visto quello che succedeva a chi veniva catturato in Iraq, nonostante avessimo visto gli attentati nelle nostre città, continuavamo a piangere per i ribelli. Parlavamo di Ghouta come la città dei bambini. Saviano ce la presentava così. Così Saviano, in prima serata, sulla RAI, a tempo che fa, ci raccontava Ghouta, mostrandoci filmati e immagini diffuse dai ribelli. Peccato che Ghouta, occupata dai ribelli da 7 anni, disti dal centro di Damasco, dista meno di 2 chilometri, e le bombe che partivano da Ghouta uccidevano i cristiani, cadevano sulle chiese. Ma per Saviano e per i benpensanti italiani della nostra televisione di Stato, quella non era la patria dei jihadisti. Quella era la città dei bambini. E allora vediamo cosa arrivava dalla città dei bambini. Vediamo il filmato numero 4. È caduta una bomba sulla chiesa. Ha colpito la croce sul tetto e l'ha fatta cadere. Pochi minuti fa, una bomba di mortaio sparata dalle zone ribelli di Ghouta è caduta qui, davanti alla chiesa di San Joseph. Sono i mortai dei terroristi, quelli che stanno a Ghouta. Per voi in Europa sono delle vittime, ma per colpa loro qui muoiono donne e bambini. In questo quartiere abbiamo già avuto decine di vittime. Oggi, per fortuna, è andata bene, ringraziando Dio. Abbiamo avuto solo 2 feriti lievi. Ma non va sempre così. In questo quartiere cadono sempre più bombe. Ormai arrivano senza interruzione. E di solito ci sono tanti, tanti feriti. Abbiamo sentito l'esplosione. Abbiamo capito subito. Anche stavolta era caduto un colpo di mortaio. Siamo corsi qua e ci siamo trovati davanti a lui. Guarda qua. Ero nel negozio qua davanti. Sono uscito per salutare un conoscente ed è arrivata la bomba. L'esplosione ha fatto cadere la croce dal tetto della chiesa. Mi sono ritrovato sotto una pioggia di macerie. Guarda, i colpi di mortaio sparati da Ghouta ci hanno colpito un'altra volta. Io per una bomba come questa ho perso mio figlio, ma questi non la smettono, vogliono ammazzarci tutti. Questi sono tutti i colpi che arrivano da Ghouta. Questo è un tipo. Questo è un altro. E questo è un terzo. Ce ne sono di grandi e di piccoli. Cadono tutti qui, su questo quartiere. E tocca a noi aiutare la gente, perché cadono tutti sulle case dei civili. Sono arrivati tutti qua, sul quartiere di Douala. Ecco. Allora, io chiederei alla regia di preparare il filmato numero 6, con cui poi io mi congedo. Ecco, mi si chiedeva all'inizio perché ho intitolato il libro Fratelli Traditi. Beh, io penso che questi filmati parlino da soli. Sono i fratelli traditi perché sono i fratelli, i nostri fratelli in spirito, a cui abbiamo tolto la parola, a cui abbiamo tolto il diritto di esprimersi, a cui abbiamo tolto il diritto di raccontarci la verità, nel nome di una verità completamente diversa, nel nome di una verità distorta, una verità che, oltre a uccidere i nostri fratelli, ha contribuito a uccidere anche noi e soprattutto contribuirà
alla fine della nostra civiltà, se non ce ne renderemo conto. Grazie e mandate l'ultimo filmato, auguri. Carissimo Gian, desidero tanto assistere alla presentazione del tuo libro Fratelli Traditi, però non mi spiace neanche essere ad Aleppo in questo momento ed unirmi a te, perché grazie a te e al tuo coraggio io ed i nostri fedeli continuiamo a vivere in Aleppo e in Siria. Quando tutti ci hanno dimenticato ed abbandonato, tu sei stato la nostra voce. In mezzo ai pericoli sei stato sempre vicino, anche fisicamente. Grazie, auguri e coraggio. Gian Michalessin, Fratelli Traditi, edizioni Il Cairo, dobbiamo ricordarlo, un libro da leggere tutto perché abbiamo avuto l'impressione generale, poi invece bisogna anche approfondirla. E non è andata sempre così, nel senso che nel 2010 ricordiamo un Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, che andava a Damasco a incontrare il dittatore e si esprimeva con queste parole: esprimo il mio apprezzamento per l'esempio di laicità e apertura che la Siria offre in Medio Oriente per la tutela delle libertà assicurate alle antiche comunità cristiane qui residenti. E poi passò alla consegna di un'alta onorificenza di Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana. Poi tutto è cambiato, il vento del conformismo ha portato un'opinione pubblica ampia. La sinistra è stata determinante in questo rendere consolidato questo vento del cambiamento, dell'orientamento della comunicazione pubblica alla Saviano, no? Tutto è cambiato, ma perché tutto è cambiato e l'Italia ha smesso di riferirsi alla Siria nel modo in cui si riferiva anche incredibilmente il Presidente della Repubblica Napolitano nel 2010? La parola la passo ovviamente a chi ha avuto altissimi ruoli di responsabilità anche istituzionale, come Ministro della Difesa ricordavamo, ossia Mario Mauro. Sì, grazie, grazie all'invito, grazie soprattutto a Gian per la sua testimonianza. Le cose che dirò io sono non tanto nella chiave di una riflessione politica quanto appunto nel segno di una testimonianza per certi versi più scabrosa, perché i retroscena che rivelerò questa sera danno la misura di una delle pagine più belle scritte da Manzoni nei Promessi Sposi, quella che rivela appunto che la storia è fatta da due grandi leve, la storia dei potenti e la storia degli umili. E normalmente nella strategia dei potenti la storia degli umili diventa tragedia perché non possiede il senso di quello che sta accadendo. Cioè non ti viene rivelato fino in fondo che cosa c'è dietro quello che accade. Ora, la guerra di Siria, come è presentata nella comunicazione, è una guerra civile. Ci sono gli alawiti, cioè i siriani di fede sciita, e ci sono i sunniti. Sunniti e alawiti non vanno d'accordo, questo è il riflesso di quello che viene venduto in Occidente, e questa tensione porta al fatto che c'è un cattivo dittatore, un uomo che tiene sotto il suo tallone feroce la situazione di un popolo intero, che ha come conseguenza che si scateni la ribellione. Non a caso la guerra civile siriana è l'acme, cioè il punto culminante di quel fenomeno sociopolitico che abbiamo chiamato le primavere arabe negli anni precedenti. Attenzione, prima bugia. La guerra siriana non è una guerra civile, la guerra siriana è una guerra regionale, cioè un punto di contrasto violento tra potenze regionali che hanno la potenza del fuoco e la potenza dei soldi, in primis Iran e Arabia Saudita, che nello scontro per l'egemonia nell'area del Golfo coinvolgono e travolgono degli interessi che sono interessi economici fortissimi, petrolio, interessi geopolitici fortissimi, perché chi controlla la via che dal Golfo arriva al Mediterraneo evidentemente dice una parola decisiva sui destini del mondo. Ma ancor di più
sono un problema di natura geopolitica che parte dal contrasto di Iran e Arabia Saudita e nel quale evidentemente ognuno coinvolge i suoi più stretti alleati. Nel caso dell'Iran, il governo siriano, dal quale è legato da tradizionale amicizia, ma soprattutto il referente nel Medio Oriente della capacità militare dell'Iran su quello scacchiere, vale a dire la milizia libanese filo sciita di Hezbollah, che è la sola che avesse all'inizio della guerra la capacità militare di contrastare sul terreno le milizie avversarie organizzate dall'Occidente e dai sauditi. Che cosa è successo? Che per la prima volta Hezbollah, venendo fuori dal Libano, ha fatto non una guerra di difesa, ma una guerra offensiva, e questo ha implicato la partecipazione alla finta guerra civile anche di nuove ed altre potenze. La Turchia, prima di tutto. La Turchia, attenzione, che è alleata dell'Occidente, è quell'alleato a cui l'Occidente ha chiesto per 50 anni di fare il contrasto con l'Unione Sovietica, ed è quell'alleato che nel tempo si è strutturato in modo tale che oggi, se sommiamo la forza armata di Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia, non arriva all'organico militare della Turchia. Quindi una realtà imponente posta al lato del destino siriano, che evidentemente ha cominciato a muovere delle carte perché è cambiata la sua prospettiva politica. Non è più la Turchia che vuole entrare in Europa, ma è la Turchia che da anni fa in modo risoluto e intelligente una politica di carattere neo-ottomano, cioè di espansione in quell'area con la pretesa di soggiogare e dominare e soprattutto di rappresentare un argine proprio per quelle due potenze che sul suolo siriano si scontrano: i sauditi e i loro alleati, gli Emirati. E nello stesso tempo, tramite i sauditi, l'organizzazione di milizie. Attenzione, questi giorni sono devastanti per le notizie che stanno portando. Inchiesta condotta da una collega di Gianni Calessin, bulgara, ha dimostrato come attraverso il congresso americano si è arrivati finanziamenti che, acquisendo materiale militare in Bulgaria, riusciva a alimentare sistematicamente le forniture nei confronti delle milizie qaidiste, Jabhat al-Nusra, e soprattutto per un periodo da parte dei turchi anche della stessa ISIS. Quindi dove sta la verità? Cioè dove sta quel gioco che è formalizzato nella comunicazione in Occidente con Bashar al-Assad dittatore e la gente che deve scegliere tra la dittatura e la libertà? Ma il quesito posto ai cristiani che avete sentito interrogati è molto più radicale, perché se chiedete a un cristiano di Aleppo o di Damasco, di qualunque confessione siriana, a qualunque confessione siriana appartenga, se devono scegliere tra Bashar al-Assad e i terroristi dell'ISIS, cosa volete che vi rispondano? Ma ancor di più, nell'operazione chiave del fondamentalismo islamico per la destabilizzazione dei governi medio orientali, il cristiano è l'Occidente, il cristiano è l'occidentale. Ora, se voi poteste ascoltare al bar, un bar di Damasco o di Homs, che cosa pensa un cristiano siriano dell'Occidente o che cosa pensa un cristiano siriano degli americani, non è molto diverso da quello che potevate ascoltare 3, 4, 5 anni fa o anche prima in un bar di Baghdad. Cioè un cristiano siriano, un cristiano iracheno è un cristiano che ragiona, pensa e canta in aramaico o in arabo, prega in aramaico o in arabo, ed è quindi un patriota, cioè una persona che, pensando alla sua nazione, sente la sua fede non come alternativa a quella nazione, ma come parte di quella nazione. E in questo senso vive la profezia di Giovanni Paolo II, che ha sempre ricordato che la presenza del cristianesimo in Medio Oriente è quel collante che rende possibile un'esperienza più vera e più facile di convivenza civile. Allora, aver preso di mira, come nelle operazioni fatte dai miliziani di Jabhat al-Nusra durante la guerra, soprattutto le comunità cristiane siriane, ha una logica ben precisa. Vuol dire mettere il seme velenoso della discordia dentro un contesto perché non trovi più la pace. Perché non sia possibile, se non nella pratica dello sterminio e dell'aggressione,
il metodo di una convivenza civile comune. Ma che cosa accade nel 2013? Perché questa guerra dura da molti anni e ha fatto centinaia di migliaia di morti. Nel 2013 c'è raduno della NATO a Vilnius. Il ministro della difesa francese, Le Drian, oggi ministro degli esteri, e il ministro della difesa inglese chiedono al loro collega italiano, allora io pro tempore, che l'Italia dia le basi per poter operare da quelle basi il famoso attacco per contenere l'offensiva con le armi chimiche che ipoteticamente era fatta da Bashar al-Assad. Io non solo rifiuto le basi, ma per il rapporto con alcune delle più significative comunità cristiane presenti in Siria, chiedo che la sera ci sia una cena in cui si possa discutere col segretario alla difesa americano che cosa in Siria succede. E faccio lo stesso ragionamento che ho fatto con voi. Attenzione, non è una guerra civile. Attenzione, cito i governi, Gran Bretagna, Francia, Olanda in particolare, state dando armi a gente che non immaginate neanche chi possa essere e che potrebbero rivelarsi tragicamente più letali di quelli che ritenete oggi gestori di un potere senza consenso democratico. Allora, in quella chiave faccio anche una proposta concreta e questa proposta viene trasferita sul tavolo di San Pietroburgo dove si teneva il G20. La proposta era: chiediamo ai siriani, se veramente siete convinti che abbiano delle armi chimiche che le stiano utilizzando, di consegnare le armi. Ed è quello che viene fatto nell'ottobre del 2013, quando i siriani effettivamente, con la mediazione dei russi e di Putin, consegnano le armi chimiche che vengono stoccate, portate in Italia, imbarcate alla Spezia su navi americane e norvegesi specializzate, e quelle stesse armi scomposte e quindi rese inutilizzabili al largo del circolo polare artico. Quindi un metodo che non fosse il bombardamento c'era, un metodo che non sia il bombardamento c'è, però attenzione, qui cominciano le domande reali. C'è stata la vicenda di Saddam Hussein. Chi era il principale partner commerciale dell'Iraq? Ve lo dico io, l'Italia. Chi è stato per lunghi anni ed era, quando è successo quello che è successo, il principale partner commerciale della Libia? Lo sapete meglio di me, l'Italia. Sapete chi era, prima dello scoppio della guerra, il principale partner commerciale al mondo della Siria? L'Italia. Ora, attenzione, non sto dicendo che il marchingegno della guerra in Siria è stato fatto per danneggiare l'Italia. Voglio dire una cosa più profonda, e cioè che se l'Italia non è intelligenza della realtà, cioè capacità di penetrare la complessità dello scacchiere geopolitico, e questo può avvenire attraverso relazioni con gente di cui si fida, e il rapporto storico costruito attraverso decenni, per esempio con la comunità cristiana del Medio Oriente, è il riflesso di questa analisi in cui sia possibile andare a tutelare il bene della gente, il bene dei popoli, l'esigenza cioè di difendere la storia degli umili davanti alla storia dei potenti. Questo è il cuore della nostra responsabilità e questa è la ragione per la quale nella fase declinante della prima guerra siriana, e capirete ora perché uso questa espressione, sono tornato in Siria non più gravato da un ruolo ufficiale, vale a dire come semplice parlamentare lo scorso anno nel 2017. Abbiamo incontrato con un collega Bashar al-Assad, una lunga discussione, quasi 3 ore, nella quale il presidente Assad ha sì ringraziato ma ha anche detto: capisco bene che non vi potete muovere perché siete da una parte dello scacchiere che sta giocando un'altra partita, fate cioè quello che fa l'Europa, e l'Europa non fa nulla di diverso da quello che stabilisce di voler fare la realtà statunitense, e gli Stati Uniti non faranno mai qualcosa di contrario agli interessi dei propri alleati storici nello scacchiere medio orientale, cioè Turchia e Arabia Saudita. Ma se le cose stanno così, amici, non solo la guerra è drammaticamente ancora in corso, ma rischia di riaprirsi con uno scenario ancora peggiore,
perché evidentemente Israele non potrà mai tollerare la presenza sul proprio territorio di un pericolo, forze armate iraniane che possano rappresentare un'opzione zero nello scontro con Israele stesso. La Francia, che non ha esitato 10 giorni fa a tirare dei missili e a creare le condizioni perché nell'incidente che ne è seguito durante un'operazione israeliana addirittura venisse abbattuto un jet russo, vale a dire rischiando in soldoni, quel meccanismo che nel 1936 e nel 1938 ha portato attraverso un'ipotetica guerra civile, guerra di Spagna, a far deflagrare un conflitto di natura mondiale. Quindi non solo per noi quello che accade in Siria, ha perfettamente ragione Gian, è qualcosa che ci tocca, è qualcosa che interroga la nostra responsabilità, ma è qualcosa di più, è qualcosa nella quale se non entriamo a pieno titolo, se non ci sentiamo protagonisti, se non assumiamo fino in fondo una responsabilità, avrà come conseguenza la fine della pace stessa. Perché il problema di fondo dell'esperienza della pace nello scacchiere medio orientale è molto semplice. La distruzione delle comunità cristiane è lo strumento attraverso il quale si toglie la possibilità di una riconciliazione nazionale in Siria e si toglie una possibilità di riconciliazione tra stati in tutto lo scacchiere. Non capire questo, non capire cioè quello che, ripeto, diceva Giovanni Paolo II, che uccidere i cristiani in quel contesto vuol dire impedire che la cartina al tornasole, che è l'esistenza dei cristiani, sia lo strumento attraverso il quale si realizzano democrazia, libertà, pace, condizioni migliori di vita per tutti. Questa è la nostra responsabilità. E l'assunzione di questa responsabilità è legata a un aspetto molto semplice. Io sono nato in un piccolo paesino del sud, in mezzo ai vicoli. E in mezzo ai vicoli, quando c'è tensione, quando tra famiglie non si va d'accordo, quando si rischia di perdere la pace tra le famiglie e quindi che si scateni una rissa o una faida, cosa si fa? Si cerca qualcuno che si metta di mezzo. Un prete, il carabiniere, un giovane robusto, la donna più anziana, l'uomo più autorevole, qualcuno che si assuma una responsabilità. Perché dentro la vita degli umili il ruolo dei potenti acquista senso solo se è capace di riconoscere e servire ciò di cui gli umili hanno bisogno. Allora il tentativo che ha fatto attraverso il suo racconto è andando in Siria e chiamando alle 6 del mattino da Malula, quando in quelle circostanze c'era bisogno che arrivasse anche una forza governativa per poter tentare di recuperare la presenza di quelle suore. E dentro questa vicenda si tratta di mettere insieme i pezzi per riproporre una possibilità di esperienza di umanità vera. C'è, e concludo, un ulteriore luogo in Siria, è vicino a Homs, più vicino al confine libanese. In questo posto 4 suore trappiste di Valserena hanno aperto un convento. Non lo hanno aperto 50 anni fa, lo hanno aperto durante la guerra. Sono andate apposta durante la guerra e durante la guerra hanno dato vita a un'esperienza di preghiera e di dedizione a Dio. Io sono rimasto molto colpito da questo fatto e quando sono tornato in Siria sono andato a incontrarle. Ho detto: perché lo avete fatto? Perché proprio nel momento in cui c'era più pericolo e più condizione di persecuzione? E loro me l'hanno spiegato. Mi hanno detto: perché ciò in cui noi crediamo è il senso della storia che vivono tutti. Chi si è accorto? Chi si è accorto di questo? Chi ha capito il senso della loro azione? Ci hanno pensato i miliziani di Hezbollah, che implicati nel batti e ribatti tra milizie nella zona, a un certo punto hanno eretto davanti al convento una gigantesca croce azzurra. I miliziani sciiti del Partito di Dio, citati da tutti come campioni dell'oltranzismo islamista. Lo hanno fatto perché hanno detto: abbiamo bisogno di fare così per poter difendere meglio ciò che voi siete e a ricordare a noi che ciò che voi siete è il senso di quello che anche noi facciamo se veramente diciamo di credere in Dio.
Ora, guardate, nel rapporto col fondamentalismo di matrice islamista non sono tutte rose e fiori come questo accenno che ho fatto. Molto di quello che potrebbe raccontare Gianno, che potrà raccontare al termine il nostro amico siriano che ci ha raggiunto e che credo possa ulteriormente aprirci gli occhi, ci dice che cosa? Che lo sforzo che noi dobbiamo fare in questo momento è ribaltare nella comunicazione all'interno del contesto occidentale l'idea che lo scenario medio orientale sia un gran guazzabuglio a cui noi siamo estranei e che dobbiamo tenere lontano dalle nostre vite e dalle nostre sicurezze. Perché invece non prenderci quella responsabilità vorrebbe dire, come ha già anticipato Michael Hessin, che saremo i primi a subire la logica di questa comunicazione falsa e menzognera che ci toglierà il senso di ciò in cui crediamo noi. Grazie. Diego Fusaro, abbiamo salutato anche un monito alle coscienze, all'Italia, ad assumere una posizione, a capire, a mettersi dalla parte dei fratelli traditi. E questo oggi non accade in Italia. Allora, è possibile un'indagine psicologica, sociologica? Cioè, chi fa il filosofo e quindi si appella alla ragione per comprendere le cose, come giustifica questa distanza da parte dell'Italia, dell'opinione pubblica rispetto a quello che è un tema non lontano, ma che ci tocca a tutti? L'abbiamo capito perfettamente che l'onda è partita e poi l'onda, quando parte, arriva lontano. Sì, grazie. Essenzialmente direi che gli intellettuali e il nuovo clero giornalistico, accademico, sono essenzialmente un banco di pesci che segue le correnti del politicamente corretto, e il politicamente corretto viene dettato oltreoceano da quella che definirò la monarchia talassocratica del dollaro, che è quella che in qualche modo impone le linee guida con le quali i giornalisti nostrani si orientano. Ragion per cui, permettetemi di dire, al di là di ogni retorica, che il libro di Gian Michael Hessin è un piccolo capolavoro di giornalismo autentico, se il giornalismo è come dovrebbe essere, dire ciò che il potere non vuole che si dica. Questo è un libro che dice esattamente ciò che il potere non vuole che si dica, laddove invece il giornalismo nostrano, in larga parte, dai sontuosi attici di New York o comunque a distanza di sicurezza dai problemi reali e dai conflitti, pontifica sempre e solo riconfermando l'ordine costituito ed esistente e avvalorando la visione dominante. Gian Michael Hessin, come avete visto anche nel video, è andato sui luoghi dei conflitti, ha visto autopticamente con i suoi occhi quello che avveniva, non ha pontificato seguendo le direttive del pensiero unico politicamente corretto. Questo è un aspetto importante. Mentre voi stavate discutendo poc'anzi, mi sovveniva il fatto che il modo di procedere della mondializzazione è paradossale da un certo punto di vista, perché per un verso, e i giornalisti nostrani ne danno quotidianamente conferma, per un verso trasforma le minoranze che sono coerenti con l'ordine mondiale in punto di forza quasi fossero maggioranze assolute, e al contempo trasforma le minoranze che non hanno, diciamo, voce in capitolo e che sono non organiche all'ordine costituito in qualcosa che non ha diritto di esistere. Il caso dei fratelli traditi è emblematico da questo punto di vista, una minoranza del tutto obliata, come se non esistesse e non avesse diritto di esistere, a fronte del fatto che gli stessi che pontificano comodamente assisi nei loro salotti celebrano minoranze che invece sono organiche rispetto all'ordine costituito e le presentano come se fossero le uniche degne di attenzione. Io credo che occorra da questo punto di vista riorientare il nostro pensiero rispetto a quello che ho definito altrove il pensiero unico politicamente corretto, che è la sovrastruttura legittimante il nuovo ordine mondiale post 1989. La vicenda di Siria, la vicenda dei cristiani di Siria, la vicenda dell'eroico Assad che resiste ai processi della mondializzazione americano-centrica, si spiegano in ragione e nel quadro di quella che ho definito nei miei scritti la quarta guerra mondiale. Oggi ci troviamo all'interno di una quarta guerra mondiale, successiva alle prime due, successiva alla terza che fu la guerra fredda,
La quarta guerra mondiale è la guerra che la monarchia del dollaro ha dichiarato a tutti gli stati e i governi che non siano allineati rispetto al nuovo ordine mondiale e che non cedano immediatamente, sic et simpliciter, rispetto al suo comando. La Siria di Assad, di cui dicevo prima dobbiamo celebrare l'eroica resistenza, è uno di questi stati non allineati che resiste alla mondializzazione capitalistica e che puntualmente trova una forma di continua diffamazione, ostracizzazione e demonizzazione a mezzo stampa da tutti i nostri giornalisti, diciamo, allineati con il pensiero unico. Il caso emblematico che anche voi avete a ragion veduta menzionato è quello delle armi chimiche inesistenti usate da Assad. Mi trovai in una trasmissione televisiva dicendo a suo tempo che non c'era nessuna arma di distruzione di massa e che era soltanto il casus belli analogo a quello della famosa favola di Fedro del lupo e dell'agnello, il lupo che accusa l'agnello di intorbidargli l'acqua quando in realtà l'agnello sta a valle e il lupo è a monte. Era il caso analogo, è il casus belli per giustificare un'aggressione imperialistica facendola passare per un intervento umanitario. La quarta guerra mondiale è questo esattamente. Dall'89 ad oggi assistiamo a guerre condotte contro stati non allineati che vengono bombardati tramite quelli che io definisco i bombardamenti etici, gli imperialismi umanitari e gli embarghi terapeutici, vengono bombardati dopo che si è già deciso a Washington che debbono essere bombardati. Bisogna sempre trovare il casus belli e vi è puntualmente una pratica che io chiamo, della, con le parole del filosofo Leo Strauss, la reductio ad Hitlerum. Occorre ridurre sempre nell'immaginario pubblico a novello Hitler quello che si è già deciso di bombardare preventivamente, di modo che si attivi il modello Hiroshima, ossia il bombardamento giusto contro il nuovo Hitler, ma in realtà si tratta sempre di un bombardamento imperialistico, così accadde nel 99 nella Serbia di Milosevic, che venne presentato sulla copertina, non ricordo se dell'Espresso o del Rotocalco Panorama, come Hitlerosevic, così avvenne con Saddam, così avvenne con Gheddafi e così avviene puntualmente con l'eroico Assad resistente alla mondializzazione capitalistica. Di modo che, ripeto, nell'opinione pubblica si presenti sempre l'aggressione imperialistica come un intervento umanitario, come se appunto in Siria vi fossero solo ribelli dissidenti contro Assad e non vi fosse nemmeno uno cristiano islamico che invece fosse a favore del governo di Assad. Ma abbiamo visto benissimo con gli interventi mostrati prima che vi sono moltissime persone a favore di quel governo, non perché sia intrinsecamente buono o addirittura l'optimum, ma semplicemente perché pur sempre meglio delle altre possibilità che vi sono in quell'area e che sono appunto quelle che invece la monarchia del dollaro ha tutto l'interesse a che prevalgano per destabilizzare l'area. Io sono convinto che quello che sta avvenendo in quelle aree sia riconducibile alla categoria di rivoluzione colorata gestita tramite una manipolazione millimetrica delle coscienze di chi abita in quelle zone, tramite interventismi umanitari da parte americana, con la differenza tuttavia che Assad sta resistendo. Assad è ancora una potenza in grado di resistere e di garantire, come è stato detto, un pluralismo religioso, un pluralismo delle coscienze, altro che dittatore sanguinario. Assad ha garantito finora uno stato laico rispettoso delle differenze e già per questo merita rispetto, oltre che per il fatto che, ricordo, è un baluardo resistenziale contro la mondializzazione atlantista. E chiudo dicendo che è un modello per tutti noi, non per il governo in sé, che ha possibili critiche che possiamo muovergli, ma per il fatto che ci ricorda che in qualche modo è possibile resistere alla mondializzazione onniomologante che si sta verificando, che vuole produrre il consumatore apolide privo di coscienza, privo di religione, privo di fede, privo di ideale, l'homo vacuus globalizzato. Ecco, la Siria di Assad ci insegna a resistere, come se ponesse di forza il piede nello stipite del capitalismo globalizzato prima che la porta si chiudesse definitivamente. Quindi lunga vita ai cristiani di Siria e lunga vita ad Assad. Grazie. Peraltro è disponibile qua proprio ad Atreio, Sangue di Siria, l'assedio di Malula e la caccia di cristiani. Peraltro è molto originale perché è fatto a forma di fumetto ed è l'ultima opera di Michael Essien.
E l'ultima domanda, e l'abbiamo tenuta evidentemente ad al-Rashid, il padre al-Rashid, l'ultima domanda è una riflessione, perché io ho sentito dal cardinale Zenari, che è nunzio apostolico, fare un appello ai cristiani che se ne sono andati a ritornare in Siria, nonostante le condizioni terribili del paese. Abbiamo sentito l'appello a non far mancare la colonna della cristianità in Siria, come ci ha rappresentato perfettamente l'onorevole Mauro, come condizione fondamentale per il paese per riprendere la sua piena identità. Ecco, ma tutto questo è realizzabile? Buonasera a tutti. Volevo ringraziare chi ha preparato questo incontro, ringraziare voi, l'onorevole, scrittore del libro, filosofo, tutti quanti, perché veramente la prima volta sento la verità qui in Italia. Mi dispiace per dire queste parole forti. C'è una fondazione che ha parlato con me per venire qua a parlare, si chiama Fondazione Aiuto della Chiesa che Soffre, e questa fondazione nata da 60 anni fa, e purtroppo questa fondazione adesso presente in tanti paesi nel mondo per aiutare i cristiani perseguitati, e adesso anche da anni è entrata dentro Siria per aiutare i cristiani perseguitati, e aiuta molto. Sono sacerdote siriano della Chiesa Melchita Cattolica, parte della diocesi di Damasco. Sono tornato 12 giorni fa da Damasco. Noi cristiani in Siria, prima di questa terribile guerra, eravamo 9% della popolazione. Qualcuno può dire 9% niente, però per un paese in Medio Oriente 9% è tanto, mentre adesso siamo rimasti circa la metà. L'altra metà sono andati via, sono venuti qua in Europa, in Italia, da voi. Sono andati negli Stati Uniti, in Canada, in America Latina, sono disparsi in tutto il mondo per trovare vita, per vivere in pace, senza paura, perché con questa guerra sono morti tanti, specialmente i cristiani, perché tutti questi gruppi terroristi che sono entrati nella Siria sono venuti in tanti paesi nel mondo, in tanti paesi, non soltanto nei paesi arabi, anche nell'Europa. Mi dispiace per dire queste parole, in tutto il mondo sono venuti, prima non esistono quasi, viviamo abbastanza bene cristiani e musulmani, le nostre chiese sempre aperte ogni giorno come qua, uguali, la mattina fino alla sera ce l'abbiamo le messe, nessun pericolo, festeggiamo tutte le nostre feste come in Europa, come in Italia, il Santo Natale, il Capodanno, la Pasqua, una festa nazionale. In Siria come qui in Europa, per tutto il paese, questa guerra ha fatto un massacro per il popolo siriano, cristiani e musulmani, specialmente i cristiani. Per esempio, uno di questi gruppi, lo Stato Islamico, l'ISIS, appena cominciata la guerra, è entrato a una città al confine con l'Iraq, a Raqqa, fino a ottobre scorso.
dentro questa città vivono tanti cristiani, tante famiglie cristiane. Ha obbligato loro, di queste famiglie, di pagare una tassa. L'unica colpa di loro, perché erano cristiani, non i musulmani. Poi ha obbligato tutte le nostre donne, che vestono come le donne qua, uguali, di vestirsi come le donne musulmane, cioè coperte dalla testa fino a piedi. Non possono più mettere la croce, non possono più andare in chiesa perché non esiste più una chiesa. Hanno distrutto tutte le chiese, i conventi dove sono entrati. Se una chiesa è rimasta a piedi, diventata come un ufficio per loro. E per chi vuole, per questi cristiani, negare la fede cristiana, come chiedono spesso. Se volete salvare la vostra vita, negate la vostra fede cristiana e siete salvi. Anche le periferie di Damasco, come abbiamo sentito adesso, una di queste periferie grandi, la periferia Al Ghouta, i terroristi di là, uno di questi gruppi terroristi, i moderati, che sentiamo sempre nel telegiornale qua, si chiama Al-Nusra. Ogni giorno, con un altro gruppo terrorista, si chiama l'Esercito Islamico, manda i missili, le bombe fino a Damasco, la città, e specialmente la zona cristiana, la zona di San Paolo, e la maggior parte sono cristiani di questa zona. Baptuma, San Tommaso significa, o la strada retta di San Paolo, o nelle chiese, o uccidono tanti civili, non sono soldati, anche civili. Mi ricordo una bambina della mia ex parrocchia a Damasco, di 9 anni, appena entrata alla scuola la mattina, come tutti i bambini quando vanno alla scuola, caduto un missile dentro la scuola, dentro la piazza della scuola, è rimasta ferita. Sono andato all'ospedale per visitarla. Purtroppo questa bambina ha perso i piedi. Ha detto: padre, perché Dio mi ha fatto questo? Ma io amo Dio e quest'anno mi sto preparando per fare la prima comunione. Però adesso non posso più avvicinare l'altare per prendere il corpo e il sangue del nostro Signore. Forse Dio non mi ama? Questa è la domanda di questa bambina. Come questa bambina c'è tanti bambini, tanti ragazzi, come anche un'altra ragazza, seconda media, è andata per comprare un regalo a sua madre un giorno prima della festa della mamma. Caduto un razzo vicino di lei, nelle strade, dove lei cammina. E questo è il regalo che ha dato a sua madre, è morta. Purtroppo c'è tanti così. Questa è cosa ha portato la guerra a Damasco, in Siria. Per questo posso dire, per questo motivo, non c'è una famiglia cristiana che non abbia un martire o una persona ferita gravemente. Hanno rapito tanta gente. Hanno rapito 2 vescovi della Chiesa ortodossa. Da 5 anni fino adesso nessuno lo sa se questi 2 vescovi sono vivi o morti. Come hanno rapito migliaia di persone, migliaia, fino adesso non sappiamo niente di questi. Come 2 miei cugini hanno rapiti, hanno preso questo gruppo, si chiama Al-Nusra, e poi adesso sono diventati con l'Esercito Islamico. Uno di questi miei cugini, sono tornato a casa dopo 2 anni, 2 mesi circa, mentre l'altro, passato 5 anni, fino adesso noi non sappiamo niente di lui, se vivo o morto, però sempre c'è la speranza che è ancora vivo. Io ho parlato con mio cugino che hanno rapito,
e ha detto come hanno trattato male soltanto perché era cristiano. Hanno minacciato di morte tante volte per negare la fede cristiana. Lui ha detto: io non posso negare perché sono cresciuto dentro la Chiesa. Io fa parte del gruppo del catechismo, fa parte del gruppo del coro. Non accetto. Io volevo morire come tanta gente, come questa gente della Malula, che sono morti tre persone uno dopo l'altro perché non hanno accettato di negare la fede cristiana. Chi ha raccontato questa storia? La sorella di uno di loro ha visto tutto, però lei nascosta non può aprire la bocca. Alla fine posso dire, con tutta questa sofferenza, la Chiesa, le chiese in Siria affollate fino adesso, e speriamo per sempre, perché non possiamo abbandonare la nostra casa. Grazie. 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 Grazie per la testimonianza. Grazie per l'affetto. Grazie per i racconti. Grazie a tutti gli intervenuti.